Pietro. Io volevo fare questa domanda. Il procuratore ha detto che c'è un decadimento della classe politica perché sostanzialmente le persone di un certo livello e di un certo standing non vanno a finire in politica, soprattutto perché hanno paura di compromettersi. Ecco, non pensa che questo possa anche essere in parte responsabilità della magistratura che alle volte ha messo sotto inchieste persone che poi non c'entravano nulla e che hanno perso la loro credibilità e che magari erano entrati in politica non per interessi personali ma per un servizio. Io penso anche, non lo so, noi a Milano abbiamo un sindaco Sala che è stato condannato per un reato minore semplicemente alla fine per aver permesso a Milano di avere l'Expo, che è stato fondamentale per Milano. Ecco, lui aveva le sue ambizioni, altre persone magari meno ambiziose si sarebbero prenderebbero questa lezione e se ne starebbero lontani, e così via via l'Italia perde le migliori forze perché inibite da un'azione della magistratura spesso mirata, anche condizionata dalla politica. Nicola Gratteri. Allora, guardi, intanto dobbiamo cambiare e dobbiamo valutare. Noi stiamo parlando di terre di 'ndrangheta, stiamo parlando di territori dove l'andrangheta controlla il respiro e controlla il battito cardiaco, dove veramente è difficile vivere o amministrare. Una cosa è l'abuso d'ufficio, una cosa è la turbativa d'asta, una cosa è la situazione di inquistampo mafioso. Sono due cose completamente diverse. Per quanto riguarda poi, come lei ha posto la domanda, sembra che uno la mattina si alza e dice: sa che c'è, ora devo azzoppare il sindaco di Milano. Ma per quale motivo non si deve alzare la mattina, con tante cose che si ha da fare in ufficio, devo pensare al sindaco di Milano? Per quale motivo, Pietro Senaldi? Magari per finire su un bel giornale e poi per fare una carriera politica e finanche a sostituirlo. Ad esempio. Cioè io non riesco Beh, a per esempio, trovarmi. non a Milano, ma a Napoli c'è un sindaco che viene da una carriera non di brillantissimi successi come magistrato e che adesso fa il politico di belle speranze. D'accordo, oltre al sindaco di Napoli, quanti altri sindaci rispetto a tutti i processi dei magistrati su politici poi indagati e poi anche condannati? Oltre al sindaco di Beh, Napoli, per mi dica esempio a altri sindaci. Taranto l'Ilva è stata promossa da un magistrato che poi è andato in pensione, si è candidato, grazie a Dio i tarantini hanno avuto la lungimiranza di non eleggerlo a differenza dei napoletani, ma comunque lui ci aveva provato e ha mandato a carte 48 l'Ilva, non proprio una cartoleria, diciamo così. E rispetto a questi due esempi, lei può pensare, può affermare che si tratti di un sistema in Italia? Uno ha fatto cadere un governo, l'altro ha chiuso una città. Io non so se si tratta di un sistema, ma sono, diciamo così, delle inchieste che hanno avuto delle conseguenze pesantissime per questo paese. O quanto